Amici e amiche di Pitecon, un caro saluto. Commentiamo oggi, diciamo poche parole, su un'opera di Vincent van Gogh che si intitola Il seminatore al tramonto. Come avrete notato a colpo d'occhio, si tratta di una delle nostre stampe più grandi, a cui abbiamo dato il nome Le Magnifiche. Magnifiche perché l'impatto, quello, l'emozione che dà un'opera così grande, una riproduzione fatta così bene, è magnifico. Vincent van Gogh, da grande, non voleva fare il pittore, voleva fare il predicatore e iniziò a dipingere e disegnare dopo i 30 anni. Il suo primo periodo, in cui fu influenzato da Jean-François Millet, che è un pittore già affermato, era cupo perché voleva trasportare la sua predicazione e quindi dare conforto, denunciare, far vedere le condizioni di miseria degli operai e dei contadini olandesi dove lui viveva. E ricorderete i mangiatori di patate, i quadri dove c'erano anche dei seminatori, però con colori cupi, scuri, eccetera. Fece poi un viaggio in Francia, ospitato dal fratello Teo, e mano a mano maturò quello che poi è stata l'espressione, l'emozione che lo ha reso famoso. Quindi noi potremmo comparare il seminatore fatto nei primi tempi con questo stupendo quadro che andiamo a vedere più da vicino. Il quadro è una festa di colori quasi elettrica. Il tramonto, che il 99% dei pittori avrebbe riempito di colorini, sfumature rosé, controluce da cartolina a 20 centesimi di oggi, in mano a Van Gogh diventa l'impero del sole. È vero, l'orizzonte già inizia a nasconderlo, ma un sole così vivo e potente non ha inizio e fine, esiste e basta. Questo sole è capace di dare vita e colore sia al grano là in fondo che al campo fino a noi, quasi esce dal quadro. E il passo del seminatore non è stanco, ma ha ancora energia da vendere. Il sole lo ricarica, è la sua forza. Il sole semina la sua forza vitale al mondo, compreso noi che gli siamo proprio di fronte. La stessa forza impressionante che ha permesso a Van Gogh di non soccombere alla pena, alla malattia e al suo destino oscuro, e di dipingere in questo modo. Davvero contro tutto e tutti, fatta eccezione per il fratello Teo. Ma questo Van Gogh ha il sole dalla sua parte. Purtroppo il suo quadro e la sua vita sono terminati troppo presto. Sia lui che noi avremmo preferito che il suo giorno durasse di più. Questa riproduzione, come tutte quelle che noi facciamo, è realizzata su carta a mano di Amalfi. Una carta realizzata ancora oggi con ricette tradizionali di secoli e fatta uno per uno, un foglio alla volta. Nulla di industriale, ma è un procedimento, è un'eccellenza artigianale italiana. Noi abbiamo poi studiato e trovato modo e maniera di poter trasferire i colori e stampare questa riproduzione in un modo particolare, visto anche il supporto. E, dulcis in fundo, delle vernici, dei trattamenti che noi chiamiamo d'accademia, che oltre a proteggere i colori del quadro, gli danno quell'impressione, quell'effetto che guardandolo uno dice: ma questo è stato appena dipinto. Quando le stampe vengono così, noi cosa facciamo? Le timbriamo, le numeriamo e io personalmente le firmo a garanzia del prodotto che invio. Detto questo, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento per il prossimo video, di cui parleremo magari della vostra stampa.